Ragazzi miei, buongiorno, come state? Quello di oggi è un video speciale, è una tipologia di video di quelle che adoro completamente, e proprio per questo motivo se ne portano pochi, perché quando escono sono talmente tanto emozionato che non vedo l'ora di vedere il vostro giudizio. Infatti, oggi avremo la compagnia di Davom che ha preparato qualche lavagna tattica e addirittura qualche spezzettone, qualche highlights di tre giocatori che andremo a visionare, andremo ad analizzare per la Juventus di Andrea Pirlo. Qual è la cosa veramente bella della Juventus di Andrea Pirlo? Che per la prima volta in assoluto non abbiamo la possibilità di attaccarci a niente. Possiamo soltanto fare delle previsioni, possiamo solamente fare delle, classico, delle illazioni. E quindi eccoci a parlare di alcuni giocatori che sono già presenti nella rosa della Juve e di un giocatore che nelle ultime ore è stato molto chiacchierato, anche se proprio notizie fresche vanno in un'altra direzione. Stiamo parlando di questa dualità Dzeko-Suarez. Dzeko ovviamente sarebbe il giocatore ideale per Ronaldo Dybala, ma Suarez dall'altra parte è il sogno proibito un po' di tutti, perché avere un attacco composto da Suarez, Dybala e Ronaldo, ma ragazzi miei, neanche veramente nelle mie più rosee aspettative. Ma effettivamente Suarez andrebbe bene per Juventus di Pirlo? E ancora, altri due giocatori che abbiamo acquistato a suon di milioni, cioè Kulusevski e Arthur, sono adeguati per il tipo di gioco che vuol fare Andrea? Io lascio la parola al mio collega, veramente molto molto esperto, e vi dico che se questo video veramente fa una barcata di mi piace di quelle inimmaginabili e assurde, vi portiamo il proseguo, il continuo di questo video tattico. Stiamo diventando tutti teorici, come diceva il buon Allegri, che però vedrete sul suo canale. E veramente abbiamo già scritto un paio di robe, se siete curiosi fatecelo sapere con i mi piace, che sono il feedback più sincero e positivo che possiate darci. Ciao a tutti, ciao Luca. Passiamo subito al sodo. Mi hai dato tre nomi: Suarez, Kulusevski e Arthur. Gli ultimi due li abbiamo già acquistati, il terzo è il nome caldo delle ultime ore. Per ciascuno di loro vorrei darti due o tre spunti che secondo me potrebbero essere analizzati e che potrebbero risolvere, a mio avviso, alcuni dei problemi che si sono verificati con la Juve di Sarri, ma anche nell'ultima parte di stagione con la Juve di Allegri. Partiamo da Luis Suarez. Il primo elemento è sicuramente la capacità di smarcamento. Come state vedendo, Suarez non predilige tanto il taglio classico davanti al difensore, ma piuttosto uno smarcamento alle spalle del difensore. Cioè, il suo obiettivo è di fatto uscire dal raggio visivo del suo marcatore in modo tale da poter andare ad impattare la palla con maggiore facilità. Se c'è una mezzala o anche un attaccante, un compagno di reparto capace di liberare, di servire Luis Suarez, lui sicuramente si farà trovare al posto giusto nel momento giusto. È veramente un animale d'area di rigore. Il secondo elemento di Suarez è l'esplosività e la velocità di pensiero. Quando gli arriva il pallone tra i piedi, sa se calciare e sa dove calciare. E anche in questo caso vediamo come gli arriva il pallone, di prima intenzione vada a scaricare il destro nell'angolino. Il terzo elemento di Luis Suarez è il dialogo, la facilità di dialogo con i compagni. Quest'anno Luis Suarez ha collezionato 12 assist, che sono tantissimi considerando che si tratta di una vera e propria punta centrale, una punta d'area di rigore. Suarez, sappiamo, è bravo a difendere il pallone, è bravo tecnicamente e ha anche la capacità di servire il suo compagno nel momento giusto. Beh, io vado a riprendere un po' quel Suarez animale da area di rigore, perché è un concetto che mi sono portato dietro, ho ripetuto tante, forse troppe volte durante queste ultime 2 annate, soprattutto in quest'ultima annata. Dybala e Ronaldo insieme tanta roba, ma c'è sempre un problema: manca qualcuno che vada a riempire l'area di rigore. E vedendo i movimenti di Suarez, vedendo anche le clip dei gol abituali di Luis Suarez, mi accorgo veramente che potrebbe essere quel profilo ideale per dialogare sia con uno sia con l'altro. Addirittura tutti e tre insieme potrebbe essere fantastico, perché è un giocatore che ha una freddezza sottoporta incredibile, che agisce in quella zona del campo, è tecnico e soprattutto una dimensione europea di tutto rispetto. Quindi, ovviamente, Suarez potrebbe veramente essere quel profilo da farci fare il salto di qualità e da sistemare tra Dybala e Ronaldo per farli coesistere al meglio. Sarebbe veramente un sogno per quanto mi riguarda, ma voglio sapere la vostra qui sotto nei commenti. Poi c'è sempre il discorso legato al regista, no? E Arthur potrebbe essere quel giocatore. Potrebbe, ma anche no. E anche in questo caso l'analisi di Davom mi ha un po' aperto
il mondo, quindi osserviamo cosa da dirci. Passiamo al secondo giocatore, che è Arthur. Arthur l'abbiamo acquistato, sappiamo quali sono le aspettative che tutti noi tifosi, ma anche che la società stessa ha nei confronti di Arthur, pagato intorno agli 80 milioni. Il primo elemento di Arthur è sicuramente la visione di gioco abbinata a una grande tecnica e anche una grande capacità di inserimento. Arthur ama scaricare il pallone sulla punta e poi buttarsi dentro senza palla. Lo vediamo sulla lavagna tattica, ma lo vediamo anche in questa azione dove Suarez alla fine andrà al tiro trovando direttamente il gol, ma vediamo come il movimento di Arthur vada proprio ad agevolare il tiro di Suarez, perché gli va a liberare quello spazio necessario. Questi movimenti sono mancati tantissimo alla Juve negli ultimi 2-3 anni. Il secondo elemento di Arthur è la facilità di tiro. Arthur ha dimostrato di saper mettere il pallone dove vuole, sia da distanze più corte che da distanze più lunghe, come possiamo vedere anche in questo gol. Anche questo è sicuramente un fattore che i centrocampisti della Juve non hanno saputo dimostrare, soprattutto nella Juve di Sarri, dove, se vogliamo, Rabiot nell'ultimo periodo ha avuto qualche accenno di personalità da questo punto di vista. Vediamo anche la capacità di Arthur proprio di imbucare sia l'inserimento degli attaccanti, ma anche l'inserimento delle mezzali opposte, come in questa azione dove riesce a trovare in maniera fantastica l'inserimento di Vidal, che tra l'altro è un esperto appunto dei movimenti senza palla. Ma proprio per queste cose che ho appena detto, vi chiedo questa cosa, la chiedo anche a te Luca: secondo te Arthur giocherà veramente da play? Perché so di andare al conto corrente, ma io penso che inizialmente sarà Bentancur a ricoprire quel ruolo. Sicuramente è una posizione in cui lui è ancora acerbo, l'ha dimostrato quest'anno con diversi errori, con diversi difetti. Penso per esempio all'uscita errata contro l'Atalanta, che ha poi portato il gol di Malinowski. Però è anche un giocatore che ha saputo dimostrare grande quantità nella corsa orizzontale, nel fare da diga davanti alla difesa. Arthur invece è un giocatore molto propositivo, che secondo me riesce a dare il meglio di sé proprio quando si trova vicino alla porta avversaria, e secondo me ne potrebbero beneficiare anche gli attaccanti. Vedi, qua nasce un pochino la perplessità, magari perché nel Barcellona quella zona di campo davanti alla difesa, anche se ricordiamolo, il regista non è una posizione proprio all'interno del campo, ma un compito che viene distribuito, incaricato, viene dato in affidamento a un giocatore, quella posizione era occupata, ricoperta da Sergi Busquets, e quindi Arthur magari era stato costretto a spostarsi. Io sono molto curioso, so che il ragazzo ha una tecnica fuori dal comune, e magari se uno come Pirlo, che nasce trequartista, mezza punta quasi, e poi arretra, fa una carriera da leggenda, così, se magari dovesse vederci quel qualcosa e dare quei consigli giusti al ragazzo, potremmo veramente costruirci in casa l'imposta gioco del futuro. Sono forse un po' troppo positivo, ma sapete com'è, durante il calciomercato credo che sognare sia il minimo, no? E andiamo a vedere con Kulusevski, altro acquisto nel quale ripongo una fiducia incredibile, come potrebbe integrarsi all'interno di questa formazione che stiamo costruendo, puntata sui giovani e Diego Suarez, come abbiamo parlato, anche sui giocatori esperienza, quindi quel bel mix, quel bel senso di gruppo amalgamato, un 50-50 che non fa mai male. Per quanto riguarda Kulusevski, il primo elemento è sicuramente quello che ormai conosciamo tutti, cioè il suo grande strapotere fisico abbinato a una grande tecnica. Ormai nell'ultima stagione con il Parma abbiamo visto la tipologia di giocatore e anche i gol che è in grado di segnare. Il secondo elemento di Kulusevski, che è mancato tantissimo alla Juve di Sarri e che, se ci fate caso, ne ha parlato anche Pirlo. Pirlo vuole una Juventus in cui i suoi giocatori siano improntati al movimento senza palla, e Kulusevski ha dimostrato di sapere fare questo tipo di movimento sia ricercando la profondità, quindi magari partendo da lontano e dalla posizione più esterna che lui predilige, ma Kulusevski ha dimostrato anche la capacità di saper trovare quello spazio tra le linee, come vediamo in questa azione che poi porta al suo gol, dove occupa quella posizione da trequartista, da mezza punta, che in certi casi diventa una posizione jolly, una posizione determinante per trovare la rete. Ci sono tante discussioni sul ruolo di Kulusevski. Sappiamo che Kulusevski ama giocare come esterno d'attacco, parte largo a destra e ama accentrarsi per poter scaricare il suo mancino. Il mio timore è che possa diventare un po' prigioniero di quello che è il difetto, no? che caratterizza Bernardeschi, ossia volere sempre il pallone sui piedi, largo sulla fascia. Questo alla Juve non è sufficiente, perché Kulusevski è andato ad affrontare degli avversari molto chiusi, e Kulusevski sappiamo che è un giocatore più forte sul lungo piuttosto che sullo stretto, non è un giocatore molto rapido, quindi deve essere
capace di trovare quegli spazi di cui ho appena accennato, sia fra le linee e sia in profondità. E quindi Luca ti lascio con questa domanda, con questa provocazione che giro anche ai nostri amici che ci stanno guardando. Secondo te Pirlo riuscirà a schierare dal primo minuto Cristiano Ronaldo, Suarez, Dybala e Kulusevski tutti insieme? Magari, amico mio, perché io prima addirittura di quell'8-2 del Bayern Monaco sul Barcellona avevo immaginato un Juve con il 4-2-3-1 con Dybala e Ronaldo vicini, quindi sicuramente nella mia testa un concetto di questo tipo c'è. Ad oggi, con i giocatori di cui abbiamo parlato, con i giocatori che sono già in rosa nella Juve, senza ulteriori acquisti rispetto a Suarez, questa sarebbe una formazione da pelle d'oca, di tutto rispetto. Poi non ho idea di quanto equilibrio ci possa essere, ma era una roba che pensavo anche durante il 2017, quando poi siamo andati in finale di Champions League a Cardiff. Allegri, che era un 4-2-3-1 proprio simile a questo, con Higuain e Dybala come punti di riferimento centrali, Cuadrado e Mandzukic a destra, sicuramente c'era un bel po' di più di copertura, perché Mandzukic e Cuadrado davano una bella mano anche in fase difensiva. A centrocampo c'erano Pjanic e Khedira, due che non avrei mai visto in quella posizione, ma che invece ci hanno portato fino a Cardiff, dove proprio Cristiano ci ha purgato. Questa qua sarebbe una formazione più squilibrata, se proprio vogliamo. Però io leggo la formazione del Bayern Monaco e tutto questo equilibrio non ce lo vedo. Quindi probabilmente un concetto di crescita, nella quale poi Dybala e Kulusevski sono i due che dovrebbero aiutare un po' di più in fase di copertura, lasciare i vecchietti Cristiano e Suarez liberi di giocare il loro calcio. Non credo che possa essere effettivamente possibile al primo anno di Pirlo, anche perché ho un'idea, ne abbiamo già discusso in privato, questo dualismo, questa rivalità, tra virgolette, per la zona di campo, Dybala-Kulusevski, come verrà gestita? Perché secondo me Kulusevski alla lunga, magari non subito, perché ci sarà ovviamente Pirlo molto cauto con l'inserimento di un giovane con così tanto talento come Kulusevski, ma alla lunga secondo me potrebbe diventare un titolare nella Juventus. Ma allo stesso tempo Dybala cosa fai dopo? Non lo fai più giocare? Ne abbiamo già parlato, abbiamo già scritto anche il copione per il tuo video, e se ragazzi sono curiosi di sapere la mia e la tua opinione, che tra le altre cose non è esattamente la stessa, e quindi anche qua sarà interessante poi andare a vedere l'idea che ci siamo fatti con Kulusevski, mi piace a questo video, fatecelo sapere anche qui sotto nei commenti e ditegli che è stato veramente bravo, che lui aveva questa paura, secondo me ha fatto un lavoro strepitoso. E fateci sapere anche se un video di questo tipo, diverso dal solito ma secondo me molto istruttivo e ripeto puramente teorico, perché in questo momento nient'altro possiamo fare, possiamo soltanto attenerci un po' alle idee, alle fantasie, se non vogliamo dire anche ai desideri e ai sogni che abbiamo noi tifosi. Che idee vi siete fatti con Suarez, Arthur, Kulusevski inseriti all'interno un contesto della Juve come quella di Pirlo? Anche di questo vogliamo parlare qui sotto nei commenti.